Ciao ragazzi, questo è il nostro corpo e oggi impareremo di quali parti è composto. Andiamo! Questa è la testa. La testa ha il cervello dentro e controlla tutto il corpo. Questi sono occhi. Gli occhi ti aiutano a vedere le cose intorno a te. Queste sono le sopracciglia. Le sopracciglia proteggono gli occhi dal sudore e aiutano a esprimere emozioni, come la sorpresa o la rabbia. Queste sono orecchie. Le orecchie ti aiutano a sentire i suoni o ad ascoltare le tue canzoni preferite. Questo è il naso. Il naso aiuta ad annusare e a respirare. Puoi annusare i fiori e respirare l'aria fresca. Questa è la bocca. La tua bocca ti aiuta a mangiare cibo, parlare con le persone e persino cantare. Questi sono i denti. I denti ti aiutano ad addentare cibi deliziosi e a masticarli. Questi sono i capelli. I capelli ti aiutano a scaldare la testa. Puoi arruffare i capelli, pettinarli o fare un'acconciatura divertente. Questo è il collo. Il collo ti aiuta a mantenere la testa dritta e a girarla in diverse direzioni. Questo è il braccio. Le braccia ti aiutano a fare molte cose, ad esempio giocare a tennis o lanciare oggetti. Queste sono le spalle. Le spalle attaccano le braccia al corpo. Puoi anche alzare le spalle quando non sai cosa dire. Questo è il gomito. I gomiti ti aiutano a piegare le braccia ed è molto doloroso colpirli. Queste sono le mani. Usando le mani puoi tenere le cose o accarezzare il tuo cane. Queste sono le unghie. Con le unghie puoi grattarti quando hai prurito. Queste sono le dita. Le dita ti aiutano a tenere gli oggetti tra le mani. Usandoli puoi scrivere, disegnare o suonare strumenti musicali. Questo è il petto. Il torace aiuta a respirare e protegge i polmoni. Questa è la pancia. La pancia ti aiuta a digerire il cibo. Ringhia anche quando hai fame. Questa è la gamba. Le gambe ti aiutano a camminare o correre. Puoi anche calciare un pallone o giocare con una corda per saltare. Questo è il ginocchio. Le ginocchia ti aiutano ad accovacciarti e piegare le gambe. Questo è il piede. I piedi ti aiutano a stare in piedi e camminare. Queste sono le dita dei piedi. Le dita dei piedi ti aiutano a piegare i piedi quando cammini o corri. Sì! Ora sappiamo come si chiamano le nostre parti del corpo. Spero ti sia piaciuto impararli con me. Chiedi a tua madre o tuo padre di iscriversi al nostro canale per essere il primo a conoscere i nostri nuovi entusiasmanti video.